capire, ce lo dirà Emanuele prima di andare da Luciano che ci dice che cosa ne pensa di questo calendario, se secondo lui è più facile quello della Juventus o quello dell'Inter come calendario di queste ultime partite. Paolo. Allora, vediamo le prossime 5 partite che aspettano la Juve di Max Allegri, che ha finalmente ritrovato la vittoria col Torino. La Juve, credo, qua stiamo giocando, l'abbiamo detto, stiamo parlando sulla carta, la Juve credo sia la più difficile da interpretare perché ogni partita può cambiare tutto. Diciamo che siamo ottimisti, mettiamola così, quindi Juve che in casa con l'Empoli potrebbe portare a casa appunto i 3 punti, potrebbe vincere anche a Lecce, campo comunque scomodo, il pareggio interno con l'Inter ve l'abbiamo parlato prima, Juve che a Verona potrebbe raggiungere i 3 punti per poi pareggiare internamente con la Lazio di Maurizio Sarri. Così facendo la Juve andrebbe a 27 punti, quindi al mini giro di boa si ritroverebbe a 9 punti dalla capolista Milan. Capiamo anche, Emanuele, com'è facile che basta che cambia il risultato di Juventus-Inter e cambiano questi totali. Ovviamente, no, io sono convinto che il calendario dell'Inter sarà fortemente condizionato dalla prossima partita con la Fiorentina, perché noi stiamo dicendo che l'Inter condizionato dalla prossima partita con la Fiorentina, perché noi stiamo dicendo che l'Inter è guarita fra virgolette, però il banco di prova importante in campionato ancora non c'è stato. Il Barcellona, sì, è stato un banco di prova, però è una partita che dà motivazioni extra. No, no, ma però, scusa, ti sbagli. Il problema dell'Inter è una squadra macchinosa che non va in forma subito, perché ha tutti i sacramenti di 2 metri. Una volta lentamente andata in forma, entra in campo l'autostima. E l'autostima è quella cosa che praticamente dà ai giocatori il senso del calciare il pallone in un'altra maniera rispetto a quando perdono. Però l'autostima l'hai trovata col Barcellona, ma se la Fiorentina dovesse uscire vittoriosa dalla partita comincia a perdere quella autostima che qualcosa potrebbe travalicare. Però io quello che voglio sapere da te, Luciano, guardando il confronto, perché noi adesso abbiamo 2 blocchi, Milan e Napoli, poi andremo a vedere poi anche Roma e tutte le altre, però Milan e Napoli e Inter e Juventus che inseguono. Chiaramente Inter Juventus, tutto questo totale che noi sapete abbiamo fatto cambia con una partita sola, lo scontro diretto. Vuoi sapere cosa ti dico della Juventus? Ecco. Troverà più fastidio giocando con l'Empoli che non giocando con l'Inter, perché queste squadre praticamente subiscono. Cioè tu dici può non vincere con l'Empoli, no, ma vince con l'Inter. No, io non ho detto vince con l'Inter, può trovare più difficoltà a incontrare l'Empoli in casa che non l'Inter, perché l'Empoli corre. L'Empoli è fatto di gioventù, l'Inter è più pragmatica. Il Milan già l'ha sperimentato l'Empoli. E aggiungo che lì in mezzo ci sono le 2 partite appunto di Champions, fra Empoli e Lecce dovrebbe essere più Benfica. E questo qui credo che sia determinante, perché le 2 partite... Ma parli sempre te, scusa. Vai Luciano, vai. No, scusa. No, stavo dicendo quando hai finito. No, volevo dirti, tu che conosci, mi sembra, un po' l'ambiente juventino, no? Cioè, dall'esterno, io per esempio credo che la Juve ha dei giocatori, ha una squadra forte. Forte. Ma chi dovrebbe, cioè tu stai dalla parte che magari Max Allegri ha qualche problema a metterli insieme, o che impressione hai tu, allora, che conosci? Perché la squadra per me è una squadra forte. Allora ti spiego, cioè, io ti dico quello che penso, potrebbe essere... Vuoi giurare la verità? No, ma ti dico quello che penso e potrebbe avvicinarsi alla verità. Allora, la Juventus ha cominciato, anziché fare allenamenti, come ha fatto per esempio il Napoli 30 giorni in montagna, è andata in giro per il mondo a fare partite amichevoli. Tu sai perfettamente che le partite amichevoli non sono allenanti, ma addirittura intasano la preparazione di una squadra e soprattutto non permettono ai giocatori di fare quello che dovrebbero fare in attesa delle partite. La prima partita la fai bene, poi dopo trovi difficoltà. La Juventus ha cominciato a trovare difficoltà dopo aver vinto in casa col Sassuolo. Adesso ovviamente è una squadra che è fatta di giocatori buoni. Rientreranno Pogba, rientrerà praticamente Chiesa. E addirittura io credo che Di Maria sia un giocatore che possa fare... Io sono malizioso, Luciano, ti chiedo a te che hai più esperienza. È possibile che al primo dolorino i giocatori pensino al mondiale? Parlo di quelli che andranno a fare il mondiale. Questo è possibilissimo, ma qui... Non parlo di Di Maria, di tutti. Qui questo è possibilissimo, ma entra in campo la società. A quel punto lì bisogna essere anche medici, oltre che dirigenti. E capire bene quello che significa la prevenzione agli infortuni, tutto quello che attiene
Perché non si va a vedere l'allenamento, la partita, solo per vedere dal calcio al pallone, no? Si va per vedere e per capire la prevenzione, quale può essere. Io, per esempio, ho fatto un esempio prima, quello di Ciro Immobile, che andava a 1000 all'ora, è stato impiegato costantemente per 5 partite e si è strappato. Quello è un errore. È uno strappo, è un errore anche della Lazio, che non ha preso il vice Immobile in estate. Beh, uno strappo è una cosa pesante. È un errore anche della Lazio in estate, che non gli ha preso, non ha preso a Sarri il vice Immobile. Perché se non gioca Immobile, chi gioca? Capisco tutto, però anche quando un giocatore. Io però penso che sarà più lo stiramento che uno stiramento. Ecco. Allora, facciamo così: di crisi non crisi, Juve Inter, torniamo a parlare dopo la pubblicità. Riaprirei questo nostro blocco della puntata con Emanuele, perché poco fa ha messo in dubbio comunque la ripresa dell'Inter. Però diciamo che ha fatto tutto ciò senza Lukaku, che comunque è uno dei pezzi forti della squadra. No, io non è che ho messo in dubbio la ripresa dell'Inter, ho detto che la Fiorentina sarà un banco di prova importante per certificare che questa ripresa ci sia stata a tutti gli effetti. Perché comunque sia in campionato il banco di prova ancora non c'è stato. E sì, sono d'accordo, Lukaku può far fare la svolta in più, dare ancora più fiducia a questa squadra che senza di lui ha un po' trovato delle difficoltà in zona gol. Lautaro si è sbloccato adesso, ha fatto fatica prima, Dzeko comunque sia, è Dzeko, è arrivato ad una certa età, Correa non si è mai confermato ai livelli che avevamo intravisto alla Lazio, e soprattutto non ha confermato di valere al momento i 31 milioni di euro spesi, quindi Lukaku a questa squadra serve come il pane. Tra l'altro oggi ci sono stati gli esami, non so se poi Paolo avrà modo di... È stato bocciato, però sono positivi, può recuperare per la prossima partita. Allora, no, invece voglio chiedere proprio velocissimamente, Luciano, ma lo saltava l'uomo Evaristo? Lui era un giocatore, voleva bene al pallone, il pallone voleva bene a lui. Cioè, no, sai perché ti ho fatto questa domanda? Evaristo, sai che cosa si dice spesso, Evaristo, dell'Inter di oggi? Che gli manca quello che salta l'uomo. Gli manca il Beccalozzi. No, vabbè, cazzo diverso. No, però cioè, è una squadra tosta e tutto. No, però aspetta, ecco, scusa un attimo, Evaristo, fermati un attimo. Allora, io ho detto queste cose, ma tu mi avevi promesso anche un premio per dire queste cose. Un premio? Certo. Fate i patti durante la pubblicità, un premio, guarda che... Adesso te la fa pagare, ogni volta che intervieni ti interrompe. Non parlare di premi, perché poi qualcuno può fraintendere. No, non ci siamo messi d'accordo su niente, quindi stai, stiamo ben tranquilli. No, vabbè, però, ma insomma la domanda però permane. Vabbè, non è... Cioè, l'Inter voleva prendere Dybala, che era giocatore a livello calcistico, che inserito in un contesto importante era quello che aveva fantasia e poteva creare la superiorità. Poi dopo non so com'è andata, faccio finta di sapere che com'è andata. Siamo preso strade diverse, però cercavo un giocatore con quelle caratteristiche. E allora, visto il calendario e viste insomma le ultime partite, secondo te Vlahovic e il Torino, come hanno scritto molti giornali, hanno salvato Allegri? Ma Allegri non è mai stato in discussione, se per questo, in questo momento, anche perché Allegri giustamente rivendica il fatto che non ha avuto la squadra a disposizione, avendo giocatori migliori, Pogba, Di Maria e Chiesa fuori. Quindi, voglio dire, in questo momento praticamente lui si salva da solo. Che poi dopo la squadra abbia giocato così male da far venire praticamente la voglia di non andare allo stadio. Infatti voi vedete che lo stadio di Torino in queste ultime due partite è stato dimezzato di spettatori, e questo è normale e naturale nei tifosi che non hanno fiducia. Non è che Allegri, anche vincendo i campionati, ha sollevato entusiasmi, addirittura lo criticavano, ha vinto 5 campionati, ma cosa può fare uno più che vince 5 campionati? Con un'altra squadra. Si potrebbe dire che c'erano pochi avversari, ma bisogna sempre vincere. Si potrebbe dire che lui aveva una squadra molto più forte di ora, si può dire. Però la sostanza qual è? Vincere 5 campionati non è facile. E adesso sembra che lui sia ritornato alla scuola elementare dell'allenatore. E non è così. Il calcio purtroppo ha la memoria corta. E quando praticamente non si ricorda quello che era avvenuto in passato, bisogna fare un po' di però tornare indietro. Però può succedere che degli allenatori, e non parlo di Allegri in questo, cioè parlo in generale, in un senso generico, che degli allenatori che sono stati in auge per un periodo
magari il calcio evolve in un certo modo e loro non si rinnovano. Allora potrebbe anche essere Maurizio, è questo il punto. Quando, perché c'è l'abitudine di dire il calcio è cambiato. Dove è cambiato? È cambiato nei portieri che praticamente fanno il centrocampista, che a me mi fanno venire un'angoscia, esatto, ti dico la verità, e fanno più danno della grandine quando succedono queste cose. Poi è cambiato nel pallone più leggero, il resto sono i piedi dell'intelligenza. Ma però è cambiato anche nell'atletismo. Faccio un esempio banale. Io era l'esempio che mi faceva sempre papà quando gli chiedevo: ma tu li hai visti? Erano più bravi, era più bravo Pelé o Maradona? E mi diceva: per me Di Stefano, mi diceva lui. Però al di là di questo, dice, tu non puoi paragonare il calcio di Pelé o di Di Stefano col calcio di Maradona, perché la velocità era totalmente un'altra. Ma la velocità, quando uno ha piedi buoni e l'intelligenza calcistica, lo sai che... Ecco, per esempio ti faccio un esempio tipico, Pirlo. Pirlo era lentissimo, ma veloce di testa. E faceva e mandava la palla praticamente al compagno davanti al portiere. Non è questione della velocità intesa come tale, è questione dell'intelligenza calcistica. E quando tu vedi adesso i giocatori di 40 anni che avevano lasciato ottimi ricordi nel calcio italiano, stranieri soprattutto, e che ritornano in Italia e sembrano tra i migliori anche oggi, questo vuol significare che non è cambiato il calcio, è impoverito il calcio, è impoverito di gente come Becca, è impoverito di gente come Pirlo, perché questa gente qua faceva camminare il pallone anziché camminare loro. Io dico camminare per dire cosa? Sì, sì, per dire cosa. Questa è la sostanza del calcio di ora. Che poi dopo ci sia la moda di dire è cambiato, è una stupidaggine grossa come una casa. Cioè, secondo te il calcio è rimasto uguale? Ma il calcio è rimasto uguale, è la testa... Ma scusa, è rimasto uguale per qualche motivo un po' particolare. E il primo, ve l'ho detto prima, è che si richiamano giocatori a 40 anni che avevano lasciato ottimi ricordi nel calcio italiano. A 40 anni non sono più reattivi, di conseguenza è anche una stupidaggine doverli richiamare. Ma noi abbiamo visto la Salernitana che richiama praticamente a 38 anni Ribéry, ma addirittura mi piange il cuore a dire una cosa del genere. Ibrahimovic che richiama che è richiamato dal Milan a 39 anni, e voi tenete conto che c'è stato un allenatore, quando il Milan ha ripreso Ibrahimovic, ma nei tempi giusti, che ha detto: non lo prendete, perché questo qui gioca solo per se stesso. È ritornato al Milan a giocare per la squadra. Questo allenatore praticamente va per la maggiore. Ora non allena più, però va per la maggiore. Non allena più? No. Annaggia, allora ragazzi, vi interrompo. Mi ero fatto un'idea, ma non è quella. Adesso glielo chiedo nell'intervallo. È un po' particolare, no? Il fatto che, nonostante un infortunio, adesso andremo a vedere che genere di infortunio, viene dato così favorito che è quasi il doppio delle quote rispetto a Lautaro, per esempio, che invece in questo momento non è... Parlo di Immobile. Ma Immobile è proprio l'esempio che bisogna domandare a chi dice che il calcio è cambiato. È 4 anni che il Capocanno vince la classifica dei capocannonieri. Il calcio era questo. E addirittura ha battuto nella Scarpa d'Oro Lewandowski. E poi dicono che il calcio è cambiato. No, il calcio è dei giocatori che sanno giocare e non di quelli che praticamente si dice che vengono... Io lo so che però c'hai un debole particolare, ti piace tanto Immobile come giocatore. Mi piace perché l'ho preso dalla Juventus e quindi lo conosco. Infatti, quindi c'hai un affetto particolare. No, c'è un affetto, però c'è un dato incontrovertibile quello. C'è la sostanza. Invece voglio chiedere, guarda, ne voglio approfittare prima di andare da Paolo Marcello per sapere queste cose, perché ieri io ho fatto un sondaggio, insomma avere la voce di due esperti come voi non mi dispiacerebbe assolutamente. Abbiamo chiesto, e poi vi dico com'è finita, abbiamo chiesto al nostro pubblico: secondo voi in questo inizio di campionato è... E quindi in prospettiva, è più forte Leao o Caraschelia? Allora parto da te, Luciano. Sono due giocatori diversi. No, è ovvio, però diciamo più decisivi in una partita. Allora, ecco. In prospettiva, praticamente Leao è più di mezzo Milan, che quando parte lui praticamente mette confusione nell'area avversaria e solitamente fa il passaggio giusto, l'assist giusto, oppure segna addirittura il gol. Quell'altro è tutto in questo momento. Quell'altro è un giocatore
che salta l'avversario con una facilità e vede la porta con altrettanta facilità. Io lo conoscevo da prima e non è che mi meraviglia, cioè mi ha meravigliato perché si è trasferito in un calcio professionistico diverso. C'è l'impatto. E non ha subito praticamente alcunché di emotività. Per cui questo è un qualcosa che dimostra che il giocatore c'è, quindi adesso bisogna vederlo nel futuro, perché noi è 2 mesi che lo stiamo vedendo a confronto di campioni conclamati. Ma c'è qualcosa che ricorda, è un esempio che è stato fatto anche da campioni, c'è qualche cosa che ricorda George Best nel suo tipo di gioco? Beh, sicuramente lo scatto repentino, il saltare l'uomo, la chiusura, sì, esatto, lo ricorda abbastanza, ma a me quando mi fanno il confronto, questo ragazzo, come si chiama? Caravaggio. Chiamalo Caravaggio e fai prima. Chiamalo Giorgiano. Ma no, ma pensa che anche un arbitro che deve ammonire questo, vede il nome e dice lascia perdere, non ti ammonisco. No. E quando mi fanno il discorso che equivale a Maradona mi viene da ridere. No vabbè, Maradona lasciamolo stare, Maradona per favore lasciamolo stare. Sai quanti me l'hanno chiesto tra lui e Maradona? No, altra roba, sì, altra classe. Lasciamo perdere. No, ma questo non vuol dire, a me Giorgiano mi ha impressionato, certo, destro, sinistro, però poi ci sono dei personaggi, Maradona e soprattutto tu l'hai avuto, io. Ma infatti noi più laicamente, perché però Maradona... invece Leao è veloce, ancora ti dà l'impressione che possa fare, cioè, molto di più, c'è, cioè, no? Quella progressione che, esatto, però l'altro che è 2 mesi che è in Italia, io ho visto fare delle cose basilari che tu quando le chiedi a un giocatore è un giocatore forte, lui c'ha destro, vogliamo dire che rende facile tutte le cose, cioè, ma io non l'avevo mai visto. Bene, allora vi dico com'è finito. Ha vinto Caraschelia nel nostro sondaggio, però di pochissimo, perché 52-48. E io, guarda, lì mi troveresti abbastanza, io tra i due, e lo sai che la differenza qual è? È sottile, è il rendimento, perché Leao può passare delle partite che non tocca palla. E questo qui invece è sempre in partita. Mm. Questo è l'unico problema che praticamente può differenziare i due giocatori. Ma per il resto, però diciamo che sono state solo 10 le partite, poi insomma nell'arco della carriera devi ma poi accanto a Kvaratskhelia c'è un Napoli che gira tutto al 100%. Leao secondo me spinga di più, perché centro... il resto del Milan non gira così come Leao. Diciamo che è lui che tiene in piedi la squadra, con Anguissà, no? Presente ieri, infatti, che Anguissà era assente, si è visto qualche cosa che non ha funzionato. Infatti quando il centrocampo del Napoli ha Anguissà, fa densità talmente al centrocampo che non passa niente, invece ieri ha subito 2 gol. Sarà una combinazione, però le subito. Non è una casualità, insomma. No, assolutamente. Forse la papera di Mairet è più casuale. Sì, vabbè, però quando tu metti il portiere che fa una papera, può significare che la squadra attacca e mette in confusione la difesa. Perché tu non guardare gli autogol intesi come tale. Gli autogol sono il frutto di un attacco che mette in confusione la difesa. Certo. Mm-hmm. Allora, prima di andare da Paolo, lo teniamo un attimo. Questa stasera quante cose vi ho detto che vi dovrebbero portare. Mannaggia, guarda, c'è quasi da scrivere. Hai preso appunti? Un libro. Adesso in pubblicità. Noi facciamo il mogi pensiero. Tutto. No, adesso ce lo scriviamo. Però lo scriviamo a passenza di niente, sì, che se no se lo vuole diritti, non se ne parla proprio. Allora, prima di andare da Paolo, perché ci deve sapere, insomma, l'abbiamo parlato tanto, in che condizioni sta Immobile, esatto. In che condizioni sta Chiesa, in che condizioni sta Pogba, e non sono uguali le 3 condizioni. Ci fermiamo per la pubblicità. Poi scusate, quando riprendete vi voglio dire una cosa che sostanzialmente non fa parte del soggetto. Io parlo delle dichiarazioni di Tare, il direttore ci arriviamo. In vendita, come vedete dal nostro titolo. Allora andiamo subito a parlarne, a sentire le parole di Marotta sulla cessione della società con Paolo Marcello. Sì, è stato chiesto nuovamente a Marotta della cessione della società ieri al Gran Gala del Calcio, perché il Financial Times ha ripreso una notizia che in verità era già stata battuta anche in Italia, sul fatto che l'Inter sia in vendita a prezzo d'acquisto 1,2 miliardi di euro e che l'Inter abbia dato appunto il mandato
a Goldman Sachs, a Rene Group, di trovare compratori. Si parla anche, chiaramente i nomi sono top secret, si vocifera di un fondo americano, di uno degli Emirati Arabi, Lizza, per l'acquisto dell'Inter. A domanda espressa Marotta, lui risponde: si tratta di una situazione sopra la mia testa, posso solo dire che la proprietà è molto vicina alla squadra e ha sempre adempiuto agli obblighi finanziari, siamo una società a posto con i pagamenti, durante la gestione la famiglia Zhang ha profuso negli anni centinaia e centinaia di milioni di euro, però credo che la prima frase si tratta di una situazione sopra la mia testa sia una conferma ufficiale che l'Inter è oggettivamente meglio. Questa prima frase è sintomatica, anche secondo me il proseguo quando dice l'Inter, la famiglia Zhang, è quasi, non dico un De Profundis, certo, però ci andiamo vicino, cioè come per dire, però hanno fatto tutto quello che andava fatto. Tra parentesi, ha detto la verità, perché io ho verificato con qualcuno che conosco lì all'interno, gli stipendi arrivano e quindi arrivano puntualmente. Grazie a Doctri. Grazie a Doctri. Quello che sia, ma comunque non c'è questo problema. No, ha fatto bene Paolo a sottolineare che la notizia del Financial Times era già stata battuta in Italia, perché in realtà che l'Inter sia in vendita, che Zhang abbia messo in vendita l'Inter, è una cosa che è iniziata da parte della famiglia Zhang in questo inizio di stagione. In realtà il mandato da Oaktree era stato dato a Goldman Sachs e a un'altra banca d'affari internazionale già nel corso della scorsa stagione, quindi l'Inter ufficialmente è in vendita già da un anno e mezzo. In questo momento, e forse per questo che il Financial Times ha rilanciato la notizia in questi giorni, ci sono quattro entità che hanno in mano i conti dell'Inter, che hanno fatto una due diligence per cercare di capire se i conti sono adatti a un investimento. Quindi Perché la cifra richiesta non è piccola. 1,2 miliardi dovrebbe essere. E senza avere ancora il via libera dello stadio finale. Perché la poi stessa del Milan, no? Credo che sì, alla fine sia quella, 1,2 miliardi. Poi non so quanto di quel 1,2 miliardi poi abbia effettivamente messo Cardinale, quanto è stato prestato. Certo. Diverse cose in ballo. Però se dovesse arrivare il via libera dello stadio, potrebbe anche salire quella cifra. Beh, vedi però. Già parlare di investimento quando si parla di 1,2 miliardi è già una cosa difficile. Infatti, c'è chi tiene in ballo praticamente il calcio di ora sono i diritti televisivi in modo particolare, ma intanto gli sponsor calano e calano anche le cifre che mettono, quindi è un periodo abbastanza critico per chiamarlo investimento. Certamente l'acquisizione dell'Inter è l'acquisizione di un brand eccezionale, su questo non c'è dubbio, ma bisogna andarci con cautela, è vero ma quello che dici tu. Quanto può cambiare il valore di una squadra con uno stadio di proprietà? È diverso. È diverso. Quanto incide? Incide sicuramente del 30%, su questo non c'è dubbio. Quando tu cominci ad avere uno stadio, cominci con le sponsorizzazioni sono la prima cosa e poi dopo anche gli incassi, i prezzi, puoi fare quelli che... Adesso bisogna prestare attenzione anche a quello, perché per esempio ci sono delle critiche notevoli verso squadre di calcio che alzano i prezzi perché la vita è cambiata, perché praticamente il gas costa di più, perché l'elettricità eccetera. È un errore, perché porta gli stadi poi a dimezzarsi, attenzione. Ma infatti una delle cose che succedono è che il progetto dello stadio di Milano scende dai famosi 75.000 che spettatore fa oggi a 60.000. Ma sì, ma perché 70, è più giusto, è più raccolto. Più anche perché con 60.000, per esempio lo stadio di Torino fa 45, no? Noi l'avevamo programmato per 50, poi hanno fatto 45. Però quando ci sono le partite di cartello, adesso purtroppo ultimamente non ci sono più state... Però quando ci sono le partite con Real Madrid diventa uno stadio... Ma Inter Salernitana non è di cartello, diciamo, ma fa 75.000. Diciamo che però 74. San Siro si riempie sempre, pubblico, anche questa pubblico, domenica, mezzogiorno. È un pubblico diverso, sapete perché? Perché il pubblico della Juventus è abituato troppo a vincere. E vuol vincere e giocare bene, e certe volte non è possibile questo. Invece dove si vince raramente, nell'Inter e nel Milan... Non è che hanno vinto ultimamente tante cose. C'è più nel Napoli stesso. Ma perché a Napoli quando si vince un campionato si fa festa 3 anni? A Torino vinci il campionato il giorno dopo stai a lavorare già per il prossimo. Però che bello a Napoli che fanno festa 3 anni. No, ma infatti a me scusami, è divertito. A me, insomma, Maurizio, crisi, è divertito Juve più Inter vincere i campionati a Napoli
la Coppa UEFA, tuo padre poverino non c'è, però potrebbe dirti quando abbiamo fatto la finale di Coppa UEFA da Soccavo al campo di calcio e suo padre era con me nel pullman, un corteo, un fiume di gente, ragazzi, e queste sono le soddisfazioni che ti dà anche il calcio, ti dà anche le motivazioni diverse, cioè ti fa anche soffrire, su questo non c'è dubbio, ma quando vanno bene in queste città, perché non sono abituato a vincere. Evaristo, tra uno stadio da 75 pieno e uno stadio di 60 pieno, voi giocatori sentite la differenza? Io ho avuto la fortuna di giocare con lo stadio pieno a San Siro e tra l'altro non mi ricordo il gol, però mi ricordo la sensazione di... Ti faccio questa domanda, scusa, così te la completo e mi dai una risposta più completa. Perché c'è chi sostiene, ci sono varie, chi sostiene che lo stadio molto grande è più dispersivo come tipo, sì, mentre lo stadio piccolo, anche se è molto più piccolo, ma è gremito e c'ha il pubblico più a contatto e quindi è un'arma di pressione in più. Com'è la non storia? Non è pressione, a parte che chi ha la fortuna di giocare in quegli stadi lì devi dare il 30% in più e non in meno. Se tu dai in meno vuol dire che non è da grande squadra, quindi togliamoci questo. Poi se tu giochi davanti in stadi raccolti che c'hai la gente lì, non ci credere quando ti dici che non senti niente, senti tutto. Quindi senti quando ti devi svegliare, senti quando ti dà l'appoggio, quando rischi qualcosa. Oppure c'era gente che sbagliava lo stop, sentivi il commento dietro e lì accusi. Quindi quando c'hai gli stadi a quei livelli lì che sono pieni è una goduria giocarci. L'unica persona, Evaristo, che non sente niente e non fa sentire niente è l'allenatore. Nonostante il gesticolare che fanno gli allenatori. Beh, dillo a Spalletti che è partito in tromba. No, quando, tutto quel gesticolare non conta niente, non lo sentono neppure. Io avevo un compagno di squadra che voleva andare a tirare a farlo laterale, perché andava a tirare a farlo laterale a bocchite senti, e questo faceva capottava. Diciamo comunque, Maurizio, che nonostante la crisi Juve-Inter, comunque lo stadio, parliamo di San Siro, è sempre pieno, quindi è un pubblico diverso, l'ho detto prima. Sì. Ho capito, crisi Inter e Juve, puoi separare un attimino le due? Adesso Inter di meno, dai, diciamo così, ripartenza, chiamiamola così. Ma la Juventus stava prima dell'Inter. Come sta? Perché ha fatto Caraghiri da sola. No, ma tu non lo sai che con la Salernitana ha perso due punti per colpa del regista televisivo, perché puoi sapere perfettamente, saprai, che le telecamere sono di pertinenza della società che ospita. Che è un errore clamoroso. Sì, poi sarà un errore clamoroso, però il regista della Juventus ha dimenticato di far vedere la scena di Candreva che teneva in gioco. Sì, ma questa cosa, scusami, io poi l'ho vissuta perché facevo parte di quella commissione quando ero direttore di una delle tre televisioni che aveva i diritti del calcio, quindi noi andavamo a studiare queste cose. Il permettere a una società di essere lei a fare le riprese significa che ti danno le immagini, che allora ti faccio un esempio banale, non è mai successo, mettiamo se non ci querelano, eccetera. Se io gli voglio nascondere un'immagine solo perché mi è contro la mia società, non te la do. Ma vedi, la Juventus è talmente brava e nasconde l'immagine che... Sì, quello è stato un Caraghiri, però voglio dire, anche lì non dovrebbe esistere. Se c'era lui uscivano 10 di immagini. Secondo me usciva pure quella che non c'era. Oppure poteva succedere, ma il regista televisivo secondo me andava a costituirsi Candreva, secondo fuori. Me. Però vabbè, adesso lasciamo perdere su questo, perché siamo, vedi, c'è un titolo. Inter in vendita, come, quando e perché? E perché? Allora, passiamo, mi sembra la palissiana. Il perché l'abbiamo detto. Come e quando? Allora, partiamo dal come. Come si fa? Cercando dei soci o vendendo tutto? Io non credo che in questo momento ci possa essere un socio di minoranza che entra in minoranza con una quota di maggioranza che non può permettersi di mettere liquidità in questo... La zerano subito con un aumento di capitale. Esattamente. Di fatto, se c'è un cambio di proprietà, io credo che la famiglia Zang usciranno del tutto dall'Inter, proveranno a vendere quello che hanno della cassaforte in Lussemburgo a un unico acquirente, in modo tale da incassare il più possibile,
e rientrare dalla spesa fatta, perché nelle frasi di Marotta c'è comunque una verità. In questi anni, finché ha potuto, la famiglia Suning ha investito nell'Inter, ha investito parecchio. Da quella cifra vuole rientrare, tantemente non vuole perderci in questa operazione. Ed è per questo che fa una valutazione così alta, perché fra debiti e rientrare tutto quello che ci ha messo, in questo, fra debiti che devono essere ridati, come il bond per il prestito fatto da Oaktree alla famiglia, in sostanza, bisogna arrivare al miliardo di valutazione. Con 1,2 miliardi ci guadagni anche qualcosa. Allora, quindi abbiamo visto adesso il quando. Luciano, tu mi hai detto che conosci i cinesi, hai visto pure con i tuoi occhi quanto sia il premier cinese appassionato eccezionale, di calcio. Eccezionale. Nonostante però. Questo ha fatto un out-out e non con 23 me, con c'è la crisi e bisogna togliersi tutti gli asset che non sono tipicamente cinesi importanti, quindi anche i brand sportivi. Questo significa che ha praticamente dato una scadenza, questo però non influisce. Ma la scadenza la può dare nel non fare più quello che è stato fatto, cioè nel dare gli stipendi che sono stati dati, nel attrezzare le squadre nella maniera in cui sono state attrezzate. Voi tenete conto che era diventato la Cina quello che sostanzialmente erano gli Emirati Arabi, cioè più vecchi erano, li prendevano praticamente e ci giocavano sopra, dando stipendi notevoli. In questo momento questa cosa non è più possibile, ma è diverso il fatto di dover cedere una società a 1,2 miliardi. E lì non è che puoi dare un tempo, una scaletta, devi dire aspettiamo e cercate di trovare prima possibile un acquirente, ed è un acquirente che compra tutto, non un socio che praticamente entra nella società come socio di minoranza, perché un aumento di capitale per togliere un socio in minoranza basta un aumento di capitale per toglierlo, quindi voglio dire lì bisogna trovare, ed è una cosa molto difficile in questo momento dove c'è ancora il flusso della pandemia, non si discute neppure, e poi soprattutto questa guerra e tutti gli aumenti che ci saranno e ci sono stati che non permettono praticamente di andare ad affossarsi in un debito del genere, anche perché parlare di investimento quando si parla di 1,2 miliardi mi sembra un'utopia proprio da scoprire. Tu non lo faresti? No, assolutamente no. Allora, ci fermiamo. Facciamo così, ci fermiamo e torniamo dopo la pubblicità. Allora, prima abbiamo parlato di un rinnovo, quello di Leao, di cui ci parlerà ancora tra pochissimo il nostro Emanuele Tramacere. Ma andiamo a parlare di un altro rinnovo, già molto discusso da quest'estate. E allora andiamo subito con Paolo Marcello a parlare un po' di Skriniar. Sì, a leggere le dichiarazioni di Marotta, che è tornato sul rinnovo di Skriniar, scadenza 2023 per il difensore slovacco, e un rinnovo che appunto non è ancora arrivato. Ciò vuol dire che se non arriva l'Inter, per prendere qualche soldo da Skriniar dovrebbe pensare di cederlo a gennaio, se no lo perderebbe a zero a giugno. Allora Marotta cosa ha detto? Leggiamo un po'. Siamo fiduciosi, anche se molto del destino dipende da quello che lui ha intenzione di fare. A breve affronteremo il discorso con lui. Da parte nostra c'è la volontà di trovare un accordo, abbiamo a che fare con un professionista serio che ama l'Inter. Non ci dice nulla di nuovo Marotta, se non il fatto che Skriniar, che si era sempre detto innamorato dell'Inter, probabilmente qua qualche riserva dopo le avance di Parigi gli è arrivata, ecco, alla testa, mettiamola così. Se sono vere quelle avance. Un avance direi anche molto, diciamo, importante. No, se sono vere, beh, cosa? Le dichiarazioni di Marotta? Le avance beh, l'ha sempre detto il Paris Saint-Germain, però. Cioè però l'allenatore non ha mai fatto anche Galtier, io non so quale avanza, però a zero si è lamentato. No, a zero è un altro discorso, però ha cominciato. Guardate, ci sono dei giocatori che sapete che Mbappé, per esempio, ha fatto una scrittura con Real Madrid. Quindi lui alla fine all'inizio di quest'anno doveva giocare nel Real Madrid, gioca sempre nel Paris Saint-Germain perché gli hanno alzato la cifra. È capitato anche a me qualche volta con un giocatore del Bayern Monaco, gli faccio un preliminare fuori dai tempi regolamentari. Praticamente questo lo fa vedere a Beckenbauer. E Beckenbauer lì dal doppio sono rimasto col cerino in mano, ma mi è capitato una volta, perché io faccio tesoro delle esperienze. Quindi bisogna stare attenti a queste cose. E Skriniar... Quindi possiamo dire che sei stato turlupinato da Beckenbauer, è una notizia. No, ho fatto pagare a Beckenbauer il doppio di Fagnol, vi dico anche il nome, il doppio di quello che doveva pagare come stipendio. Però lui praticamente l'ha avuta vinta, io no. Ma da quel momento...
ho acquisito esperienze tali che prima di fare un preliminare e chiamo il giocatore lo impegno in maniera diversa. Beh, quindi, però bisogna dire che se lo paragoniamo intorno a quello che è successo a Mbappé è roba da poco, perché Mbappé parliamo di un rinnovo da centinaia di milioni. Sì, vabbè, ma non è mica una cosa regolare, dai. Un giocatore che si impegna praticamente, e poi non è neppure bello esteticamente tutto quello che è successo, ma si può dare a un giocatore queste cifre qua? Ma non scherziamo neppure. È un insulto alla povertà. Il bonus alla firma. Ma perché secondo me è come quando fanno l'asta da Christie's, no? Se ci sono due ricconi che si impuntano su una cosa, non lo fanno tanto per il valore intrinseco della cosa, ma quanto per dimostrare di essere superiori. Esatto, ma c'è anche di più. I colpevoli principali, sai chi sono? I tifosi. Perché se Mbappé resta al Paris Saint-Germain, il presidente è un fenomeno. Se va via praticamente diventa un presidente qualsiasi. Questo, quindi i maggiori colpevoli di queste cose sono i tifosi che incitano a fare questo e poi soprattutto le società che si danno retta ai tifosi. I tifosi che poi sono i primi e che si lamentano se arrivano cifre troppo alte rispetto ai propri stipendi. Nel caso Mbappé, come stiamo discutendo, che non ha nulla a che vedere con Skriniar, però il fatto che fosse il Real Madrid, cioè la squadra della Superlega, e il Paris Saint-Germain, cioè la squadra federativa in assoluto, no? Ha preso il posto alla corte della UEFA. Quello che ha reso ancora più, diciamo, importante lo spuntare sulla questione, no? Sì, diciamo che ha aizzato il Paris Saint-Germain nel cercare di non far passare la linea che si può fare questa cosa con il... No, ma il bello sapete qual è? Il bello è un'altra, il bello è un'altra cosa, che la sostituzione di Andrea Agnelli nell'ECA è stata fatta con Altani, no? Quindi Altani dovrebbe verificare che non succedano queste cose, il primo a farle. Quindi, a questo punto, ma cosa volete sperare? Quando dicono calmeriamo i prezzi, ma sì, sono i primi questi qui a non... Poi magari non sono soldi che non partono dalla società, partono in privato e quindi passano sotto traccia. Sono soldi, esatto, che sono fuori dal mondo del calcio. Però tornando a Skriniar, in realtà ci aspettavamo che l'incontro potesse esserci durante la sosta nazionale l'ultimo. Non c'è stato. Doveva esserci questa settimana, tant'è che ieri abbiamo fatto un appostamento sotto la sede perché in teoria la gente di Skriniar doveva arrivare in sede all'Inter. Per questo è vietato, gli appostamenti sono vietati ora. Vabbè, strada pubblica si può stare. Detto ciò, non c'è stato... Ma gli dai pure retta! Non c'è stato, vabbè, facciamo un po' di spettacolo. No, non c'è stato questo incontro neanche nella giornata di ieri e non c'è stato neanche nella giornata di oggi. Ti dirò di più, non ci sarà nel corso di questa settimana e probabilmente neanche nella prossima, perché l'idea dell'Inter in questo momento, l'idea iniziale era quella di chiudere entro la fine di ottobre. Adesso si è data priorità al discorso del campo, alla Champions League da portare a casa. Nel momento in cui c'è la certezza, se ci sarà, del passaggio in Champions League agli ottavi, ci sarà anche un minimo di budget certo da mettere a bilancio per poter alzare la cifra Skriniar per però il rinnovo di contratto. Però se così fosse, Evaristo, significa due cose. La prima è che potrebbero già decidere la settimana prossima, perché tutto sommato la settimana prossima l'Inter potrebbe avere la garanzia di aver passato il turno. Ma significa pure che se disgraziatamente non passa il turno, non solo il problema diventa Skriniar, ma vuol dire che tutto è legato a un risultato. E se quel risultato va male, a cascata crolla tutto. Non è un bel avvenire. Secondo me non è così, avete una realtà diversa. No, io dico quello che ci sta. So, siccome seguo attentamente, che lui mi sembra un po' spericolato su certe cose. No, che scivolo. No, ma te lo dico in buona cioè fine. È a prescindere le due cose. Ma no, c'è una strategia. Chiaramente ti devi arrangiare con i budget che hai, devi pensare di rinnovare, perché secondo me Skriniar non lo puoi perdere a parametro zero. Quindi in un modo o nell'altro. Poi la seconda fase, il signore qua che non conosco, l'ho visto qua stasera. Sì, ma... non mi per sbaglio. Però lui un anno è mica venduto Zidane, che ha preso una barca di soldi e ha continuato a vincere. Sì, perché pensavo... Quindi nel caso, perché scusa, pensavo... Però a volte nel calcio, quando arrivano dei carichi da 11, in questo momento devi essere bravo a cercare di ottimizzare e dare continuità e di essere competitivo.
Questo è. Sai perché io ho venduto Zidane a 150 miliardi? Ho venduto Zidane a 150 miliardi perché i giocatori. Non di euro, chiariamo. Sì, però beh, è chiaro. Magari. Però a quei tempi lì era una cifra eccezionale, insuperabile. L'ho venduto perché secondo me ci sono dei giocatori che fanno il tempo loro. Da noi Zidane aveva dato tutto quello che era possibile dare. Io avevo un'idea della Juventus di allora, cioè di un giocatore qualitativamente bravo, ma che segnasse più gol. Mentre Zidane era un giocatore che si faceva sempre trovare pronto a ricevere il pallone. Ed era uno spettacolo vederlo giocare, ma gol pochi. Allora, a quel punto lì, prima dico, mi è capitata una fortuna. Mi è capitato Florentino Perez, che voleva diventare presidente del Real Madrid, e candidamente viene da me a dirmi: io vorrei mettere il nome di Zidane come politica per diventare presidente del Real Madrid. Ecco, spieghiamolo, perché in Spagna si fanno le elezioni, i grandi club. Sì, 5 milioni di elettori. Cioè, gli elettori politica. Che praticamente ti eleggono presidente, questo capita soprattutto a Barcellona. È un'elezione politica. È come un'elezione politica. Ecco, allora mi viene qui mi e dice... Quindi scusa, finisco, fai praticamente, presenti un tuo programma e nel campagna programma elettorale. Dici se mi eleggi ti compro Tizio. Esatto, infatti io appena mi disse così, mi si accese una lampadina, dissi subito di sì. Poi però andai da Cragnotti, ancora prima di vendere Zidane, per tanto ero sicuro, ho fatto i miei giri per capire, prima di vendere Zidane ero andato a Cragnotti a comprare, voi sapete chi, voglio dire, Pavel Nedved. E credo di aver fatto un affare eccezionale, okay. Perché uno è costato 45, quell'altro 150. È vissuto. Poi uno diventerà allenatore della nazionale francese, l'altro è diventato vicepresidente della Juventus. Di questo un discorso l'ho sentito dire, però se della Francia, come dicono in tanti, dovesse vincere il campionato del mondo, Didier Deschamps rimane non viene più toccato. Fermiamoci. Ci fermiamo.